puntata di attualità. E cosa c'è di più attuale che parlare di Francesco Sole? Perché appunto ci sono state delle risposte, tra l'altro molto appassionate, sotto il video che ho fatto, che ho pubblicato oggi su Francesco Sole. Tra queste è quella di Marcello Ascani, che mi ha risposto. Ora, io Marcello non lo conosco, cioè non ci siamo mai visti, non ci siamo mai parlati, non abbiamo mai... questo è letteralmente il primo contatto che abbiamo. E mi ha fatto una serie di risposte ai punti che avevo dato. Tutte risposte, tra l'altro, ragionate, argomenti saldi, ma non saldi, come dico io, scherzosamente, no, veramente saldi, proprio delle vere argomentazioni. Quindi io spero mi perdonerà Marcello se mi permetto di mungere queste risposte e poi ripubblicarle su YouTube, però mi sembra anche molto interessante e siamo anche qua per monetizzarci a vicenda, romperci un po' le balle, quindi perdonami, ho dovuto farlo. Sono un pezzente, quindi abbi pietà. Però appunto, a parte gli scherzi, i suoi punti sono fondamentali da capire perché sono veramente interessanti da analizzare e da risponderci soprattutto. Quindi, come leggo, lo potete trovare sotto il mio video, quello su Francesco Sole. Allora, ciao Giovanni, mi scrive Marcello. Anche io avevo seguito la vicenda, però non avevo supportato la crociata anti-Francesco Sole per dei motivi che trovo ancora validi. Quindi, ancora fisso. Pam! Non si molla niente. Primo punto, il fatto che sia un progetto costruito o spontaneo, ai miei occhi è irrilevante. Ciò che conta sono i video che escono fuori. Ma infatti questo è vero, nel senso sono abbastanza d'accordo. L'importante, come al solito, è il prodotto. Ma appunto, qua il problema è che era stata costruita una narrazione, e questo è un punto fondamentale che poi ci sarà importante ricordare anche dopo. Questo personaggio era stato costruito con l'idea di far credere alla gente che fosse una persona genuina. Ora, che cosa vuol dire genuino? Ogni cosa è genuina. Cioè, genuino sono allo stesso modo io che mi faccio video nella stanzetta, ma genuino può essere invece anche una produzione fatta e finita. Non so come dire, anche Star Wars è genuino, no? C'è una produzione enorme, è genuino nel senso che si vuole fare. Cioè, che cosa vuol dire genuino? Però il punto è che qua c'era una narrazione paurosamente menzognera che, portata su internet, dove la community costruisce un rapporto con lo youtuber o l'influencer in questione perché vede una vicinanza o almeno non percepisce questa, diciamo, falsità, mi permetto di usare questo termine abusatissimo e violentato, questa falsità, metterci uno che invece è tutto tranne che appunto convenzionalmente genuino è già un errore abbastanza fondamentale. Quindi sì, certo, è ovvio che contano i video alla fine, però qua si parla di, tra 68 virgolette, onestà del personaggio, perché appunto la narrazione era farlocca, ma già dall'inizio. Secondo punto, i video che uscivano fuori non mi piacevano perché non ero il target. Per il target di Francesco Sole quei video funzionavano. Ai miei o ai tuoi occhi i suoi testi possono risultare vuoti, ma non sono mai stati rivolti a noi, come i libri di Federico Moccia. E questo è vero, noi ragazzi non eravamo nel target. Che cos'è il target? Il target è il pubblico di riferimento. In questo caso il target di riferimento di Francesco Sole erano 14enni, 15enni, ragazzine, figurati, un pubblico poi molto di ragazze, perché è un bel ragazzo, molto semplicemente, capisci subito che è un format di ragazze, se c'è un bel ragazzo lì, se no c'è uno un po' diverso, queste ragazze, 14enni, 15enni, 16enni, 17enni, quella fascia di pubblico che ha un disperato bisogno di affetto, un disperato bisogno di frasi confortanti, figurati, no? Anche da maschietto posso anche tranquillamente dire che in quell'epoca, in quel periodo sei una merda, quindi hai bisogno di amore, bisogno di affetto, bisogno di frasi rassicuranti, tipo appunto, come ho detto nel video, scritte, sembrano veramente delle robe da Baci Perugina, scritte da Fabio Volo, quindi proprio... quindi è vero, non eravamo nel target e per forza di cose, siccome era una produzione per un pubblico molto largo, devi essere più trasversale possibile. Più sei trasversale, più pubblico raccogli, no? Non è, cioè, perché adesso da anni le boy band cominciano le loro canzoni sono sempre riguardanti, no? Parlano di loro che amano queste ragazze che non sono mai specificate, no? Non dicono mai amo la ragazza con i capelli biondi, gli occhi azzurri,
che del Milwaukee. No, no, sono più generiche possibili. Una ragazza con due gambe, due braccia, dei capelli, anzi no, però anche magari sono pelate, quindi non citiamo neanche questa roba dei capelli, quindi era vago, è vero. Però comunque qua era veramente sciatto, cioè era veramente sciatto. Adesso io non ho la voglia di andare a lei, cioè, anzi no, ho avuto la voglia di andarmi a vedere un attimo qualche vecchio video di Francesco Sole, ma io mi ricordo per esempio il video in cui faceva e che raccontava in cui lui era stato lasciato e quindi allora, cioè, si metteva a dire delle banalità che erano vecchie già nel 2016, cioè robe del tipo lui che si lamenta perché dice no, l'unica cosa che riesco a leggere sul mio telefono sono le notifiche che mi dicono che ho esaurito il credito, non so mai cosa dirle, oppure una cosa terribile, cioè, che è proprio, proprio il fulcro della banalità assoluta. Lui va da lei e dice nel voiceover: nella mia testa sapevo tutto quanto quello che dovevo dirle, ma invece poi arrivo lì e mi si impasta la bocca. Ma ho capito, dai, di qualcosa di un attimo. È difficile scrivere una roba del genere perché devi avere appunto un pubblico larghissimo e quindi cerca di essere il più largo possibile, più trasversale possibile, ma così non si fa. Cioè, dai, è proprio, ripeto, e ha ragione Marcello, era per quel target e quel target ha avuto anche un grande successo perché i suoi libri sono stati venduti. Però mi permetto di dire, quel target io non lo coltivo, ma so molto bene che si può fare molto di meglio per quel target lì. Si possono fare delle cose molto più avvincenti, sensate e anche interessanti, anche se devi essere così trasversale. Prendiamo il gaming, d'accordo? Il gaming è visto su internet come la cosa più banale che si possa fare, la cosa più dispersiva, la cosa più sciatta che si possa fare, la cosa più facile per molti. Io non coltivo il gaming, ma un po' mi ci sono messo un tempo fa, e lo rifarò anche qua sul mio canale, qua su Twitch magari porterò dei gameplay di Europa Universalis 4, ma oh, ma che scherzi, no, per rendere il gaming interessante deve essere uno spettacolino anche quello, non è che ti metti a giocare, dici due cazzate, cioè no, invece devi stare lì, devi intrattenere, devi parlare con gli altri, devi creare uno show, devi creare dei tormentoni, devi rendere tutto quanto bello, perché il pubblico deve restare sul tuo pezzo, non è che, cioè, oh, si deve andare avanti, non scherziamo, cioè, non scherziamo. Quindi si può fare molto meglio, si può veramente fare molto meglio. Comunque, è vero, non eravamo in target, però. Terzo punto, ce ne sono un sacco, ragazzi, scusatemi, sto esondando. La sua agenzia in quei post ha completamente omesso di dire che fosse un progetto costruito, ma non penso sia una cosa da dover necessariamente esplicitare. Un po' come il punto di prima, no? Cioè, ciò che conta sono i video che escono, non è necessario capire da dove arriva, non è necessario definire cosa è genuino, cosa non è genuino. È vero, sì, ma questa non è un'omissione. Cioè, non è un'omissione, questo è proprio un mentire. È proprio, cioè, ometti, dici no, cioè, allora, è vero, è antilogico, no? Cioè, tu vai a dire, non è che potevano fare video in cui dicevano, ragazzi, sono un personaggio costruito a tavolino da facchinetti. No, questo non lo puoi fare, non è che sei stronzo. Ma non puoi neanche fare quella cosa in cui dici, no, sono genuino, cioè, non mi puoi mettere in mano un copione in cui dico, no, ragazzi, io veramente, cioè, io me lo ricordo ancora quel video in cui lui diceva, no, mi sono messo con un microfono a 10 euro, ma zio, c'hai un Rode NT1A che ce l'avevo, che era quello che usavo io, che uso anche io adesso, adesso non lo uso perché c'è un eco della Madonna qua dentro e uso questo shotgun, però no, cioè, non è vero, cioè, è proprio quella menzogna lì, ed è nel momento in cui tu menti che vai a creare un nucleo di persone all'interno del web che cominciano a romperti i coglioni per falso. Figurati, non c'era ancora Tutubo, non c'era ancora il falso, le persone false, la falsità di sto cazzo di falso, che è stato violentato quel termine, è terribile, però il principio era quello. E poi questa negatività che poi porta a creare un movimento di persone che ti odia in maniera anche ingiustificata, tra l'altro, proprio per questa roba qui, proprio per questa menzogna qua. Ora, non sto dicendo che le cose sarebbero andate diversamente se per caso lui avesse detto sì, è vero, c'ho la compagnia dietro, però sai cos'è? Magari l'hashtag selvaggia non mentire non avrebbe avuto così successo, forse, quindi, cioè non è un'omissione, è proprio un'altra roba. L'unico vero, infatti, poi lo scrive Marcello, l'unico vero errore è stato presentarlo come completamente spontaneo, e appunto, vedi, anche se comunque non era affatto il loro cavallo di battaglia. Poi scrive, tra parentesi, hanno gestito anche male tutta l'onda post-crociata, ma questa è un'altra storia.
Terzo punto, non c'è stata nessuna imposizione. Fin dall'inizio Daily Mellow ha detto che la televisione stava cercando di imporsi sul web. È una frase bella da dire, ma priva di senso logico, non significa nulla. Vabbè, continuiamo. Non puoi imporre nulla nel web, è il pubblico a decidere cosa guardare. Nel web entra tutto, dal ragazzino alla produzione hollywoodiana. E introdurre una cosa nuova non ruba spazio agli altri e non impone niente a nessuno. Questo è vero, questo è molto vero. Il web è terribilmente meritocratico. Nel momento in cui tu ti metti su internet e vali, che cosa vuol dire vali? E sei interessante, ti seguono, un motivo c'è. Sì, cioè funziona, la gente sceglie, non ti impone nulla a nessuno. Poi tra l'altro figurati, viviamo in un periodo storico in cui la comunicazione su internet ci permette di guardare tonnellate di cose, mille, puoi scegliere veramente cosa guardare, e ognuno di noi cerca di farsi guardare per quello che ha, per le carte che ha. Io sproloquio su fatti che non mi competono e quindi mi guardate perché faccio qualche faccia buffa magari, no? O perché vi piace quello che dico, o non vi piace quello che dico, ci sono mille motivi. Questo ragazzo qui, infatti, non ha ucciso nessuno, stava raccontando dei fatterelli, una comunicazione spicciola per cercare di creare empatia con delle ragazzine che poi gli compravano il libro, con ogni probabilità, non ha ucciso nessuno, per carità, è vero anche questo. Però non è il problema, non era l'imposizione della creazione di un contenuto, è stato il andare a raccontare una frottola, tutto quanto, e il web di fatto anche, non so come dire, cioè è anche umiliante per chi fa quel lavoro. Cioè io non ero youtuber all'epoca, però io vedevo tutti quanti gli altri creatori di contenuti che vedevano, cioè tu immaginati, sei un creatore di contenuti, sei grosso, o anche medio, ti fa un culo così per il tuo cazzo di video, e poi vedi questa super produzione della Madonna per uno che talento non ne ha, perché ragazzi, mi dispiace ammetterlo, ma Francesco Sole non ha nessun talento, non sa parlare, non ha dialettica, non sa recitare. È un bel ragazzo, però fine della storia. Magari è un bravo... Non posso fare il processo alle intenzioni a sto ragazzo, cioè non lo so. Se mi guarderà dirà, ma questo qua è uno stronzo. Sì, con ogni probabilità, però no, cioè no. Uno youtuber, questa roba qua, cioè, la sa fare. E quindi vedi questo, cioè, ti impegni, no? Ti sbatti, fai quello che puoi. E invece si è vista questa enorme produzione dietro questo youtuber che non ha nessun talento in particolare, che improvvisamente scrive libri, che improvvisamente va a Tu sì che vales, che improvvisamente, cioè, c'è neanche Matano aveva fatto uno schizzo così veloce. Cioè, è veramente una grande ingiustizia. Poi non lo metto in dubbio, c'è stato dietro, poi è arrivata gente che è arrivata a odiare Sole per motivi che non c'entrano nulla, perché tutti quanti lo odiavano, e questo continueremo a ripetere, è una cosa terribile, però non dico neanche che se l'è cercata, perché poveraccio, lui era, nel senso, mi sembra forse anche proprio un po' una vittima anche di questo, paradossalmente. Però non so come dire, è vero, non è stata un'imposizione fisica, perché nessuno ti impone, però è stata una violenza, questo sì. E io perché prima l'ho definita anche imposizione? Perché imponi un personaggio che in realtà non ha nulla a che fare con quel mondo. È diverso. Altro punto ancora. Il fatto che Francesco Sole abbia iniziato a lavorare in TV dopo il suo esordio online è sintomo che l'agenzia sia stata brava. Ma questo dipende molto, perché... Vabbè, fatemi continuare. Non c'è nulla di sbagliato. Dire che ci sono altri youtuber bravi che non finiscono in televisione non rende ingiusto il fatto che qualcuno ci riesca attraverso l'aiuto di un'agenzia. Ma questo ha senso. Noi abbiamo visto moltissimi youtuber che sono arrivati in televisione grazie a quello che facevano, grazie ai numeri che facevano, grazie ai loro talenti. Ma non so come dire, Matano, I Pantella, Si The Show... Si possono criticare per quello che vogliono, no? Se tipo uno non mi fa ridere, uno non mi fa... Boh, non lo so, non è interessante, alcuni non sono esperimenti sociali, sono scherzi. Ti puoi inventare quello che vuoi, puoi ragionare su quello che sono tranquillamente. Però queste sono comunque delle persone che si fanno il culo già da un bel po' di tempo, che hanno veramente qualcosa da dare, e a prescindere dal loro contenuto loro si sbattono e hanno delle visualizzazioni serie. Cioè, Francesco Sole no. Francesco Sole non aveva niente da dare, non aveva veramente niente da dare. Tutto quello che faceva lui era costruito a tavolino e si è visto. Cioè, se lo lasci da solo non fa niente. Io ho visto, tra l'altro, qualcosa che mi sembra che abbia fatto abbastanza da solo, sempre senza fare il processo alle intenzioni. E c'ha cosa? 500, 1000, 2000 click? Ma no! Uno youtuber bravo, uno youtuber come lui, che per essere in televisione doveva essere di un livello altissimo. Uno di quel livello fa migliaia di click.
I Pantellas sono sul pezzo da tutta la vita e fanno almeno 1,5 milioni di click a video, almeno. Ma perché loro si sbattono, c'hanno, poi certo crescono, c'hanno la produzione, ma va bene, ma non so come dire, sono partiti dal niente e avevano qualcosa da dare, avevano un talento, avevano un impegno, avevano anche solo Gesù Cristo alle spalle, diceva vai così fratello. Però loro sono andati in televisione con quello che avevano, con il loro retaggio. Allo stesso tempo poi loro si sono piegati magari a certi standard della televisione. Io mi ricordo Matano che faceva product placement, ma va benissimo, è il mondo del lavoro, è questa la cosa, è un po' questo, un po' per questo che siamo qua, è un po' il nostro mestiere. Ma per dire, quel ragazzo lì non aveva veramente niente da dare a questo mondo, niente, era un progetto, cioè. Poi appunto tu mi dici l'agenzia sia stata brava, dipende molto da cosa intendiamo per agenzia, perché poi erano tutti membri di un singolo gruppo di persone, Facchinetti, la Lucarelli, che sì, cioè, però solo loro praticamente lo continuavano a bombardare. E sono dei, cioè, Facchinetti gestisce un'agenzia, adesso non so se la gestisca ancora, ma la gestiva sicuramente, cioè è diverso, è veramente diverso, non sono due cose uguali. No, aspetta, non dirmi che mi è partito il microfono, no? Ok, a volte mi parte il microfono, mi viene il panico, dico un sacco di cazzate. Perché alla fine sì, perché comunque hanno venduto i libri, certo, come no. Però vedi, cosa ha lasciato Francesco Sole? Cioè Francesco Sole non è andato più avanti, sia grazie all'enorme ondata di questa gente che voglia fare un culo. È vero, è vero. Ma Francesco Sole da solo adesso non riesce a fare nulla. C'è niente, a parte le cioè uno youtuber di quel livello lì, se fa adesso l'intervista con Montemagno dovrebbe avere le stesse visualizzazioni che ha Yotobi o Human Safari. Cioè, io adesso non so, adesso non mi ricordo, adesso impreciso le visualizzazioni, però adesso se vado su, adesso fammi vedere un attimo, intervista Uesa Montemagno. Uesa quanto c'ha? Uesa c'ha 95.000 Gesù, c'ha 96.000 visualizzazioni la sua intervista. Uesa, che è uno che ha meno cose di me, e poi c'è Francesco Sole che ne ha 44.000, c'è la metà. Cioè, non so come dire, Uesa c'ha 80.000, non c'ha neanche 80.000 iscritti e c'ha 90.000 click qua. Francesco Sole che andò in televisione, e c'ha 40, come c'ha 44.000? Oh! Ma pronto. Cioè non va bene, non va bene. Non che è sbagliato, però non è. È questo il problema, vedi? È proprio questo il problema. Non ha niente da dare e l'hanno imposto come qualcuno che doveva dare, ma non ha dato niente. Che è una tragedia per questo povero ragazzo, tra l'altro, cioè. Anche un po' logico, cioè, c'è un motivo se lui veniva ricordato come quello che 6 anni fa faceva le interviste fuori dal. Cose dalle discoteche. Ehi tesoro, quanto hai bevuto? Sono ubriaca. È diverso. Poi appunto questo. Ma attenzione, non vuol dire che queste cose non si debbano fare, se le fai almeno falle bene. Cioè non farti fottere così, non raccontare balle di questo tipo. Cioè le grandi produzioni dello youtuber, no? Del grande youtuber imposto. Cioè se le vuoi fare, falle, le hanno già fatte. Cioè prendiamo, ok, prendiamo, come si chiama, il rapper napoletano misto inglese, nessuno? No, dai, dai ragazzi, mi scrivete come si chiama, dai, quello famoso, come si chiama? Scendi Mammergeli, quello lì, dai, come si chiama, nessuno? No, dai. Liberato, grazie, prendiamo Liberato, ok? Liberato è una... fantastico tra l'altro. Liberato, per chi non lo conoscesse, cantante, molto popolare, non si sa chi sia, ignoto, eccetera, eccetera. È una produzione commerciale della Madonna, ok? Ci sono dietro registi, musicisti, robe, sì, non sappiamo cosa c'è dietro, non ci importa. Ma quella roba è genuina, nel senso, come dire, c'è veramente della massa dietro. E non si racconta, questo qua arriva uno dalla strada. Anche se c'è una narrazione dietro, non so come dire, cioè... è credibile, funziona, non è un pirlotto senza arte né parte messo lì che ti inventi il Gesù che è un grande, che poi gli fai dire due parole in croce e non riesci a metterle insieme. È questo il grave errore, altro che genialità di marketing. Se fosse stata veramente una gran genialata di marketing, una gran genialata di questa sua agenzia, adesso sarebbe al top. Adesso, ma non è così. Ragazzi, non sto cagando la chat, zero, abbiate pietà. Poi continuiamo con il buon Marcellone.
Il fatto che altri youtuber avessero condiviso i suoi video poteva sembrare strano al tempo, ma è una strategia classica che è stata utilizzata anche per far crescere moltissimi altri creator. Tutta la scuderia intorno a Sofia Viscardi e The Show, o tutta la parte di gaming di Tom's Hardware, è una strategia utile, ma non porta a nulla se lo youtuber spinto comunque non piace al pubblico. Anzi, devo dire che sono veramente pochi gli youtuber ancora attivi che hanno iniziato così. Ma appunto, come ho detto prima, è esattamente questo il punto, no? Non stiamo dialogando, io sto leggendo la sua roba, quindi. Però per dire sì, esattamente questo è il punto. Fresco Sole non aveva niente, non ha portato niente, quindi oggi non è niente. Sofia Viscardi faceva della roba, i The Show facevano delle robe, le fanno tuttora, quindi. In poche parole, continua a scrivere Marcello, l'unico fatto reale è che Francesco Sole facesse cagare un po' a tutti e quindi era perfetto per fare questa crociata gigantesca e insensata. La community si è unita perché unire un gruppo attraverso un nemico comune e l'indignazione è il metodo più facile. Gli esiti della crociata sono stati un mare di odio e di insulti senza nessuno scopo. Anche vedendo i commenti sotto questo video è palese come l'unica argomentazione valida è che il personaggio sia antipatico. È vero, ma infatti lo sto dicendo dall'inizio. Molte persone si sono messe a odiare Francesco Sole per seguire il gregge. Perché sì, perché che figurati, la folla vede qualcuno da odiare, è mercoledì sera, non hanno niente da fare, come no, patapim pum pam, subito. Ma io non sto tanto parlando di quella plebaglia lì, che c'è sempre in ogni cosa, ma di come ci sia stato un nucleo di persone che però quella roba l'ha vista, si è indignata veramente e ha reagito con forza. Possiamo dire che sono stati quelli del mestiere a irritarsi terribilmente per questa scelta di imporre. È vero, in questo caso, però, sì, no, in realtà è proprio giusto imporre, come dicevo all'inizio. Possiamo dire che sono stati loro a guidarlo perché si sono sentiti minacciati, sì, possiamo dirlo tranquillamente. Ma allo stesso modo possiamo anche confermare il fatto che molte persone si sono sentite quasi offese nel vedere una menzogna simile in un mondo che non c'entra niente con Francesco Sole e la televisione, perché quella era veramente la televisione che cercava di portarsi sul web. Ed era così. Io adesso non mi ricordo in particolare, però io mi ricordo che ci si andò giù pesante. Ci furono insulti molto tosti. Ma appunto, ed è vero, molto fu portato avanti da questo odio, spesso ingiustificato. Ma questo proprio ti fa capire come il mondo vada avanti così. Come dicevo all'inizio, è proprio una questione, il mondo va avanti così. Cioè, anche la comunicazione politica oggi si fa così, andando a creare un nemico. Ti inventi la storia che gli immigrati aumentino la criminalità, che appunto non è vero, perché se tu vedi quanti immigrati arrivano... Ma Pizzi, che c'entra? Sta a sentire. Vedi, non so, ti aspetti, cioè, Salvini ti dice, no? Sembra che ti racconti questa cosa qua, arrivano un sacco di immigrati e la criminalità schizza alle stelle. Poi invece vai a vedere che, nonostante l'arrivo imponente di immigrati, la criminalità a livello di crimini denunciati, svaligiamenti, omicidi, eccetera, eccetera, è al minimo storico, però crei un nemico e ti concentri su di lui. Quindi è così che si fa la comunicazione, ma non certo da 5 anni, un po' da tutta la storia dell'uomo. È colpa loro, colpa dei mercati, è colpa di Francesco Sole. Vai che sono riuscito a infilarci in immigrazione anche all'interno di una storiella su Francesco Sole. Riguardo al tuo video, ho da ridire sulla questione dei mezzi di produzione. Se vedi i primi video sul canale di Francesco, mi sembrano realizzati in maniera abbastanza amatoriale. L'audio clippa e tecnicamente i video fanno abbastanza cagare, potrebbero sembrare professionali a dei profani, ma non penso dietro ci fosse una produzione organizzata. Anche le piccole produzioni che conosco realizzano molto di meglio a livello tecnico. Ma guarda, io mi sono visto di recente il video, cioè oggi direttamente, il video di lui che appunto si lamentava che non riusciva a riconquistare la fidanzata. Magari appunto non è a livello di Hollywood, ma certamente non è a livello di uno che fa le interviste fuori da una discoteca, quindi no. Ma ripeto, il problema qua non è che ci fosse una produzione dietro, ci mancherebbe altro, tanto meglio, abbiamo qualcosa di più carino da guardare. Il problema è che veniva raccontato come un genuino, è la frottola che è il problema, è la menzogna. E la totale, e poi dopo io ci metto del mio dicendo sì, e poi non aveva niente da dire perché vaffanculo, quello è puramente mio, ma è la frottola che fece indignare. Indignazione!
Questo mega pippone, conclude Marcello, non perché amo Francesco Sole, ma perché mi piace fare pipponi sull'essere razionali. Bisogna imparare a dividere le nostre simpatie dai fatti e le nostre preferenze dal fare giustizia. Concordo che dall'intervista di Montemagno siano uscite poche cose interessanti e che si potevano concentrare di più sulla questione strategica. Sì, io non ho trovato, non so cos'altro potesse dire Sole lì, però può essere. Ma infatti, ma neanche a me sta particolarmente simpatico, non sta particolarmente antipatico Francesco Sole. Ma come capisci lì, la cosa importante era veramente capire perché la gente lo ha odiato, perché, o meglio, capire perché così tante persone poi sono arrivate a odiarlo in maniera ingiustificata, come era partito tutto l'hashtaggone e perché si erano incazzati i vari veri youtubers. Ripeto ancora, il discorso non è avere dietro una produzione, il discorso non è fare soldi, il discorso non è creare personaggi, si devono creare, è il mercato, è giusto così, meglio fatturare soldi, capitalismo va bene, va benissimo, però la gente a quanto pare non è piaciuta la frottola gigante che gli è stata raccontata, perché era palesemente disgustoso, era veramente disgustoso. Poi sinceramente anche a me, mi ricordo all'epoca salì un po' di veleno nel vedere uno che ti dice... Cazzata, ma zio, ma cosa cazzata? Ma che stai dicendo? Non c'è niente in quello che dici. Odio ingiustificato, completamente ingiustificato, ma ci piace. Detto questo, spero davvero, mi spiace Marcello di aver munto un po' sulle tue risposte molto ragionate. Ti ringrazio moltissimo di aver esposto. Quindi grazie, è stato molto bello. È stato bello risponderti anche. E that's it. Voi cosa ne pensate, Super Squadra, Super Team?